Pierpaolo Zavettieri, consigliere provinciale, è importantissimo lo sviluppo della cultura per far ripartire l'area grecanica della provincia di Reggio Calabria, sono tante le iniziative in tutto il territorio provinciale. Sì, questa è stata un'iniziativa importante, io questa sera mi trovo, diciamo, in veste non istituzionale, sono contento di esserci perché la scrittrice, la poetessa Teresa Romeo è stata una ragazza che ho avuto a scuola come alunna. E anche se io insegnavo scienze motorie, quindi non è merito mio, voglio precisare questo particolare, e anche la ragazzina a cui è stato dedicato il premio, una ragazzina che ho conosciuto nelle vesti di insegnante qui a Condofuri dove ho lavorato e della quale ho un grandissimo ricordo positivo, del resto diciamo ha lasciato un segno indelebile che questa sera è testimoniato da tutta questa gente. La domanda che lei faceva, diciamo, al di là delle mie premesse che ritenevo doverose per appunto il messaggio che questa serata ha dato, è praticamente il segno che la cultura e le iniziative di cultura sono l'unico antidoto per far sì che la legalità abbia il sopravvento rispetto al mancato rispetto delle regole e rispetto alla criminalità diffusa, perché il rispetto delle regole è chiaro che evita la criminalità diffusa, diciamo argomento che è sempre più di attualità, argomento che appunto può essere combattuto, può essere, diciamo, affrontato attraverso questo tipo di iniziative. Devo dire che nella coda estiva una serata che è incentrata su un tema come quello della poesia o della letteratura ha riscosso un notevole successo e di questo è giusto che sia dato atto, diciamo, agli organizzatori e quindi l'amministrazione comunale e anche chi sta, diciamo, in tutti i modi cercando di diffondere questo messaggio, compresi, anzi, e soprattutto voi che insomma rendete questo servizio alla portata di tutti, anche quelli che sono al di fuori di questa comunità, quella di Condofuri, che quindi oggi, diciamo, testimonia e rappresenta un po' tutto il territorio grecanico che ha un fermento, diciamo, culturale abbastanza vivo e che può fare la differenza per gli anni a venire. Grazie.